35くらい回るとお母さんの羊水が腐ってくる。Ritorna alla rubrica Seba Novella 2000 con una nuova puntata sui succulenti gossip scandalosi che hanno infiammato la terra del sollevante. Siete pronti a fare le vecchiette portinaie? Ciao a tutti ragazzi, sono Sebastiano Serafini. Se siete nuovi a questo canale non dimenticate di iscrivervi, accendere la campanella, lasciare un commento, un mi piace e condividere questo video. Questo è il secondo video di Gossip con Seba, questa rubrica che siamo già alla seconda entrata, perché l'altro video ha ricevuto più di 10.000 visite e ho detto accidenti, vi interessano proprio i gossip sui giapponesi. Allora ho cercato, ricercato, ricercato e ho trovato i 5 gossip, altri 5 gossip meravigliosi di cui posso parlare, e vi assicuro che anche questi sono spassosissimi, quasi ai livelli della parrucca del video di prima. Per chi non l'avesse visto vi rifaccio vedere la scena della parrucca. Eccoci qua, bene, bentornati adesso qua, adesso iniziamo subito con la classifica. Purtroppo non mi ricordo i nomi di tutta questa gente, quindi non ho potuto stamparli, quindi li dovrò leggere dal mio cellulare, per favore non odiatemi. Iniziamo subito con la quinta posizione. Alla quinta posizione, questo non è uno scandalone, però è una cosa divertente e soprattutto una cosa bella, perché anche voi potreste avere le stesse maglie che hanno indossato questa Morning Musume tale Ai Takahashi e anche Osamu Mukai, che praticamente sono messi rispettivamente la maglia I'm a whore e l'altra si è messa la maglia Trust me I'm an asshole, e le potete trovare tutte, che le potete comprare, vi lascio i link perché sono delle maglie secondo me imperdibili. La cosa più bella comunque tra i due era la Morning Musume, perché comunque aveva fatto uno show, cioè uno show in TV dopo, aveva fatto tipo un reportage qualcosa, e ogni volta cercavano praticamente di coprire la scritta di I'm a whore, che vuol dire, per chi non sapesse che cosa vuol dire I'm a whore, non ve lo traduco ma andatevelo a cercare, l'hanno coperta con tutte le parole possibili ed immaginabili, la riprendevano solo da qua, ma secondo me l'hanno ripresa normale. Poi però qualcuno finalmente si è accorto di cosa c'era scritto e hanno cercato di coprire il malfatto. Ma andiamo subito al quarto di questi scandali. Il quarto di questi scandali è capitato a Maeda Atsuko, che è stata forse la prima IKB, nel senso che era la numero uno tra le 48, anche di più, cantanti che compongono questo gruppo che si chiama IKB 48, e praticamente lei si è laureata, diciamo, perché dopo 8 anni che sei fai l'idol comunque finisci e poi finisci per fare altro tipo attrice eccetera. Allora avevano fatto comunque un po' per fare un party, andare a bere, dirle ciao della chiusura, così hanno fatto questo party dove lei penso che ha bevuto un pochino troppi drink, l'ha vedete un pochino qua sfatta e fatto un po' di tutto, e guardate quanto è carina. E poi praticamente il suo amico attore Takeru Sato, che hanno confermato sono solo amici, l'ha portata in braccio. E però la cosa divertente non è stato tanto la foto, che ha fatto già ridere di per sé perché guardatela, ma c'è stato praticamente questa collection di meme, o meme se volete, che hanno fatto in base a quella foto. Quindi adesso vi lascio una gallery con tutte le foto più belle, guardatevela, con anche una canzoncina sotto. Ta-dan! Bene. Ma siccome magari questi due scandali non vi hanno colpito, adesso passiamo alle posizioni calde, perché la top 3 vi sorprenderà. Alla top 3 c'è Kodakumi, che purtroppo non sono riuscito a trovare il video, ma cosa ha detto Kodakumi? Prima ancora che lei rimanesse incinta, ha detto praticamente che lei vorrebbe avere un bambino prima che compie 30 anni, perché sennò le puzza la pancia. 35 くらい回ると、お母さんの羊水が腐ってくる。Oddio, non so dove cavolo gli è venuta in mente questa idea brillante di dire questo in una intervista. E comunque ovviamente si è dovuta scusare, perché in Giappone se fai una cazzata devi sempre fare poi le scuse. Scuse, non so se vere o finte, però anche le scuse sono molto divertenti. Purtroppo non sono riuscito a trovare il fattaccio, ma ho trovato le scuse, quindi godetevi questa. Ma Koda-san wa namida nagara ni shazai o kurikaeshimashita. Comunque devo dire che dopo che ha fatto questo, Kodakumi è anche quella che ha cantato per esempio Real Me o What Can I Do For You, sapete, in Final Fantasy X-2. Però se fai una cosa del genere in Giappone, poi dopo per tot mesi non puoi più lavorare, perché se c'è uno scandalo, non è come in Italia che se c'è uno scandalo praticamente tu finisci su tutti i giornali e sei più famosa di prima. Se in Giappone succede uno scandalo, poi per tot tempo non puoi più lavorare. Ma passiamo alla seconda. La seconda coinvolge un'altra Morning Musume, ex Morning Musume, quale Mari Yamaguchi, che lei praticamente è alta tanto così, lei
lei tipo 1,50 m. Praticamente lei era sposata e si è sposata con questo figo che si chiama Masaya Nakamura, che è un attore di 1,90 m. Infatti le foto del matrimonio era bellissimo perché c'era una differenza così tra i due che era pazzesca, e un po' come mia mamma e mio papà, tra l'altro. Vabbè, però cosa ha fatto? Lei l'ha tradito perché più volte l'hanno vista papà con quest'altro attore, Kenzo Umeda. Ma poi praticamente cos'è che è successo? Che questo Masaya è arrivato a casa e praticamente è arrivato a casa esattamente sulla scena del delitto e ha trovato praticamente, lui ha capito subito che c'era stato il tradimento, era appena avvenuto il fattaccio. Ma cos'è successo? Che praticamente poi da qualche parte nascosto nell'armadio, sembra un film, ha trovato nudo questo Kenzo e l'ha fatto praticamente strisciare e mettere in praticamente a chiedere perdono sulle sue ginocchia e ha ripreso tutto con foto eccetera. Oddio, non so, cioè non so di chi è lo scandalo, se è di Mari che ha tradito, di Masaya che ha fatto ste foto, di quell'altro che era lì così. Le foto non si sono mai viste, però hanno fatto dei disegni bellissimi quando ne parlano in TV, perché la cosa più bella degli scandali in TV è che poi non è che possono mandare le immagini, quindi mandano praticamente dei, li ridisegnano a cartoni in modo molto simpatico, che fa sempre molto ridere. Guardate che bello, mettiamo queste immagini a full screen. Ecco qua, bellissima. Questa probabilmente sarà anche la copertina di questo video. Ma passiamo alla numero 1. La numero 1 in assoluto tra questi 5 è l'evento più divertente che sia successo, capitato a Ryutaro Nonomura, che per chi non lo conoscesse è un politico, cioè era un ex politico, che praticamente ha fatto un po' il furbetto, un po' come i nostri politici in Italia, solo che in giapponese fai il furbetto la paghi anche. Lui in un anno ha fatto la bellezza di ben 195 viaggi e con i soldi, con 3 milioni di yen che non si sa, Non riusciva a giustificare, di cui questi più di 100-105 erano alle terme. Quindi lui ha preso questi 3 milioni di yen di fondi che non si sa per chi erano, se li ha usati per lui per viaggi. Almeno, oddio, lui dice, non so se dice di sì o di no, non ho mica ben capito dal suo video di scuse, perché il video di scuse non si riusciva a capire che cosa dicesse. Comunque 22.000 euro, non è che si sta parlando di miliardi e miliardi. Però la cosa fa molto ridere, ma la cosa che più ha fatto ridere è stato il suo video di scuse, perché il video di scuse era una cosa impagabile e bellissima. Guardiamolo in pezzettini insieme. Di coste! この世の中を、この、この、ma poi la cosa più bella è che dopo questo video, rivediamolo. この世の中を、この、この、dopo questo video bellissimo, queste scene veramente di pianti e urli, sono comparsi meme proprio a non finire, tipo quella del tele, cioè anche qua potrei fare un'altra galleria magari. Guardate che meraviglia, una più bella dell'altro sono questi. E tra l'altro anche le puricora, le ragazze facevano le puricora, no, le ragazze, anche i ragazzi, praticamente i giovani facevano le puricora ispirandosi proprio a questo simpatico politico. Vabbè, questi erano i 5 scandali di oggi. Ditemi qual è il vostro scandalo preferito tra questi, e se volete un altro di questi scandali con Seba, gli altri prossimi 5, farò un'altra rubrica, scrivetemi un commento e fatemi sapere. Noi ci vediamo domani alle 2 con un altro video. Mi raccomando, condividete questo video e ve lo ripeto, attivate la campanella, se no non vi arrivano le notifiche. Grazie sempre per il supporto a questo canale, sta crescendo grazie a voi, stiamo diventando sempre più grandi, vi voglio un sacco di bene e a domani allora, ciao!